Oggi, prima di andare a mensa, ascolteremo una bella storia. Una persona speciale ci aiuterà a scoprire i segreti di un menù che viene dai Balcani e che poi gusteremo insieme. Faremo così il giro del mondo seduti a tavola. Buongiorno a tutti! Ciao! Buongiorno. Buongiorno! Sapete chi sono io? Ve l'hanno detto? Sono Sava! Caspita, sapete anche il nome! Però il nome sarebbe Voi Sava! Io sono la mediatrice dell'Albania e oggi siamo qua per spiegare qualcosina dell'Albania. Che cosa spieghiamo oggi? Il cibo, perché il cibo fa parte della cultura. Visto che nel vostro gruppo abbiamo anche un mio connazionale, lo faremo in due. Sono fortunata perché lui mi aiuterà a spiegare anche un po' le tradizioni dell'Albania, ma anche un po' i cibi. Allora, intanto vi dico due parole sull'Albania. Sapete dov'è l'Albania? Sì. Dove? In Europa. In Europa. Ma quanto è grande? È piccola, è un paese quasi come la Lombardia, come una regione dell'Italia. E invece che lingua usiamo in Albania? L'albanese. Kurun flas ship, ju kuptoni ndonjë fjalë? Vetëm ti. Non capite niente di quello che... perché è una lingua indoeuropea unica nel suo genere. Abbiamo detto che siamo molto vicini, sono solo 3 ore di traghetto o 1 ora e mezza di aereo da Parma, siamo molto vicini, e a Parma vivono tanti albanesi di origine albanese come lui, nato in Italia, o come me che siamo venuti più tardi, cioè in più in età. E a Parma e provincia vivono più di 6.200 persone che vengono dall'Albania. Non sono pochi, Fino a pochi anni fa era la nazionalità più presente sul territorio di Parma. Le cose che noi oggi faremo, assaggeremo, non si usano solo in Albania. Si usano normalmente nei Balcani, infatti oggi prepariamo un menù dei Balcani. Allora, siete pronti? Iniziamo? Sì! Iniziamo con il primo, che è una minestra di riso, e poi continuiamo con il byrek, che è un secondo. Allora, iniziamo con questo piatto primo che dobbiamo fare. Il riso. Le verdure per fare il brodo, i limoni, un pochettino di burro, qua ne abbiamo tanto ma useremo proprio poco, e le uova. Ecco qua. Allora, per fare il primo iniziamo a fare il brodo. Come facciamo il brodo? Tagliamo le verdure, li mettiamo nell'acqua, li facciamo bollire, così si fa il brodo. Questo brodo poi lo usiamo per metterci il riso che si cuocerà e poi quando è pronto metteremo le uova con un pochettino di limone e il burro. È un piatto semplice. Cominciamo? Sì. Chi aiuta a tagliare un po' le verdure? Io! Che il brodo si prepara, prima di buttare il riso, noi facciamo pronto le altre ingredienti. Avevamo detto che usiamo le uova. Sbattiamo normalmente 2 uova quando siamo a casa per così tante persone che siamo qua. Però qua nella mensa scolastica non usiamo le uova fresche, usiamo le uova pastorizzate, perché nella ristorazione scolastica
nell'HTTP bisogna usare questo. Ce li abbiamo qua, chi li sbatte? Io. Allora, il brodo, come vedete, non ha più le verdure, ha il colorino perché ha preso il gusto delle verdure. Adesso mettiamo il riso. Vai, tutto piano, che non ti... Il brodo è freddo. Perché? Perché in questa minestra il riso deve cuocere tanto che diventa denso. Non deve essere al dente il riso, deve essere cotto. Questo, l'uovo è un po' strapazzato, è pronto per mettersi nella minestra. Tu lo butti e lo giro, va bene? Okay. Vai. Molto buona e non mi ricorda alcune minestre che faceva mia nonna. È buona, sa tipo di pasta ai ceci, però è un po' diversa, ha un sapore diverso. È buona e anche in bocca si sente che è densa. È molto buona e ha un sapore molto dolce. È molto dolce, mi ricorda la minestra che ci fanno qua a scuola, soltanto che non ha il brodo. Ovviamente io l'avevo già assaggiata, è molto cremosa e insomma è molto buona, me lo papperei in un sobbolco. È molto buona e l'avevo già mangiata. Si sente che è di un altro paese e non è dell'Italia. Molto buona, si sente che c'è il riso molto morbido. È molto buona e si sente che non è italiana. Molto gustosa. Molto buona e assomiglia al riso tridura che mi faceva la nonna. La nonna. E io e Giulio la stiamo divorando perché ci è piaciuto l'assaggio e la vogliamo risentire ancora. Perché noi siamo stati bravissimi a farlo. Siete stati bravissimi. Un applauso ai ragazzi. Allora, adesso iniziamo con il secondo piatto che si chiama... Burek. Qua abbiamo gli ingredienti, la farina, la ricotta, un po' di fecola, prezzemolo, le uova, sale. Un pochino di sale, un po' di olio e il latte. Quel gruppo qua mette dentro, abbiamo detto, la ricotta con 5 uova. 5 uova. Qua invece qualcun altro deve tagliare il prezzemolo, c'è un volontario già qua. Facciamo tutte e due, e noi facciamo l'impasto. È molto buono, non è tanto croccante e si sente molto la ricotta. È buono,
molto buono e mi ricorda le arbazzone. È molto buono e però non mi ricorda niente. È molto buono, mi ricorda la torta fritta che è, che è uno tra i miei piatti preferiti. È molto buono ma non mi ricorda niente. È molto buono, poi volevo aggiungere che questa ricetta è fatta apposta per i bambini a cui non piacciono gli spinaci, perché si sente la ricotta, si sente di tutto, ma gli spinaci no. È buono, però non mi ricordo niente di qualcosa che mangiamo qua. È buonissimo e penso che ai lati sia molto croccante. È buonissimo e anche a me ricorda un po' le erbazzone. Posso chiedere una cosa? C'è il bisso. C'è il bis! C'è il bis, maestra! C'è il bis! Dopo, sì. Dopo che l'ha provata che la maestra! Sì, adesso lo proviamo anche noi. È molto buono! Per sentire il bis. Bis, volete il bis? Bravi! Vale. Aspettiamo che Nicolò il bis. Se va, anche tu vai. Anche il bis. Se va. C'è anche per me? Certo. È buonissimo. Vuoi con crosta o centrale? Uguale. Lo mangi tutto, Giulio? Questi non sono per. Quando lo stavamo cucinando, a me sembrava una cosa un po' strana, non della cucina italiana, ma quando l'ho assaggiato mi ha ricordato e mi è sembrato molto straniero e molto gustoso. Subito quando eravamo su che avevano detto che facevamo delle cose con le verdure, anche a me l'idea non mi piaceva tanto, ma adesso quando l'ho assaggiato invece ho cambiato idea, mi piace moltissimo.